Nella bocca una melodia, gli occhi che rincorrono, un bagliore in mezzo a una via, delle labbra che scorderò. Mentre il vento soffierà via, anche l'ultimo falò. Potrei dirti un'altra bugia. Essendo una storia d'amore, l'amore viene vissuto in tutte le sue sfaccettature. Ma allora aspetta, possiamo attaccare aiutami. Così. Le due gemelle e i due gemelli scopriranno in Roma Amor tutte le sfaccettature dell'amore. Le gemelle sono una opposta all'altra, rappresenteranno l'una lo specchio dell'altra. Le gemelle rappresentano i due volti dell'amore. Il loro carattere duplice esprime sia l'aspetto più scuro della relazione basato sulla passione e sulla perdizione, sia l'aspetto più spirituale che le condurrà a vivere esperienze da cui apprenderanno alcune lezioni fondamentali che si svilupperanno lungo la trama del film. In questo momento stiamo attraversando Roma da una dimensione reale a una dimensione surreale. Quindi, da che Roma è circoscritta territorialmente, l'abbiamo estesa agli altri pianeti, a un universo parallelo dove più pianeti formano galassie. Quindi, come era storie di vita reale accadute in maniera surreale, state sintonizzati. Durante le loro avventure incontreranno personaggi del mito, come il Minotauro, le Muse, che offriranno loro delle lezioni di vita. Io sono Medusa e Atena mi ha inflitto una pena. Percepire le nostre presenze. Ah!
Ventura senza tempo che non si mette a scegliere. Le mie regna da spugnoli, uccide delle persaglie, ma nessuno ha un potere illegittimo. Il potere illegittimo. Questi pesci rappresentano praticamente dei mostri spaventosi che bisogna spezzettare e poi stare nel piano di giustizia. Poseidone era amica alleata del giovane, sapendo sì pericolo. L'abbiamo già ascoltata questa storia. Ecco che si riverifica qua. Contendente, sfidandolo a compiere una missione impossibile, recuperare il mitico bello d'oro. Roma, la città dal nome palindromo, è il luogo dove si svolgeranno le vicende che le vede protagoniste. Rappresenta i loro mondi retti da contraddizione e amore. Questa città ideale sarà il terreno di gioco e di apprendimento finalizzato allo sviluppo della loro essenza. Lontano alla prigionia. Stabilità di complessità, forse la luna mi risponderà sulla 1-0. Eccola, la verità. 60 secondi. Vedi questo fascio di luce che si muoveva insieme alle stelle. Eccoli. Siamo stati attenti a non dire subito: Houston, c'è una luce lì fuori che ci sta seguendo. Andiamo in questi posti dove ci sono le coordinate che mettono insieme le linee che uniscono le persone, anche se non si vedono a distanza, e creano poi futuri. Stiamo avvicinando, raga. Quanto ti costa aver scelto di vivere un'altra realtà? Quanto ti costa aver scelto di vivere un'altra realtà? Il cuore è in sussulto, penso ancora a te. Mi giro e vedo che sono soltanto turbini,
si continua